Tonnellate di rifiuti pericolosi sono stati scoperti in un'area di oltre 10.000 metri quadri a Villa Literno, nelle vicinanze delle oasi delle Soglitelle. Le indagini hanno preso il via dopo l'individuazione da parte dei militari di un escavatore in movimento intento ad eseguire lavori di livellamento per la costruzione di un impianto fotovoltaico. Secondo quanto emerso dalle indagini preliminari, i rifiuti si trovavano nell'area già da tempo, ben prima dell'inizio dei lavori per l'impianto fotovoltaico. L'impianto appunto era stato commissionato da una società greca con sede a Milano che aveva acquistato il diritto di superficie sull'area in questione. Senza l'intervento tempestivo dei carabinieri, i rifiuti sarebbero stati pian piano interrati, amplificando ancor più un danno ambientale già di vastissime proporzioni. I tecnici dell'ARPAC hanno infatti confermato la pericolosità dei materiali, accertando la contaminazione del suolo e il rischio per l'ecosistema circostante. Il sequestro è scattato in seguito a un decreto emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura, che ha aperto un fascicolo per inquinamento ambientale dove al momento non figurano indagati.